che sparlate un attimo che siete in televisione? Vabbè. Molto bene. Fatevi prima presentare e poi continuiamo il salottino, magari lo allarghiamo. Sarà un'oretta, diciamo, di trasmissione particolarmente friccicarella, perché i temi importanti ma anche curiosi sono notevoli in questo segmento del nostro mattinotto. Benvenuta alla professoressa Delevario, dirigente della scuola, agente scolastico della Manzoni di Caserta. Benvenuta. Buongiorno. E benvenuta alla professoressa Cristina Grillo, che è docente di storia e filosofia. Buongiorno. So quasi tutto. Meno male. Adesso però ci dovete dire di cosa state parlando, perché sì, mi piace certamente infilarmi nella chiacchiera. Do il benvenuto, il bentornata alla direttore del magazine Lo Stillo, Anna Maria Ghedina, che è portatrice di una affascinante curiosità. Sì. Bentornata Anna Maria. Grazie. Ecco. Sempre con un piacere venire da voi. Anche perché fuori è freschetto oggi, quindi sì, qui ci riscaldiamo. Sì. No, 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 ma si sta bene lo stesso. Poi devo far entrare anche una monella, una scugnizza, una che conosco. Mm. Non lo so perché, ma è sempre una. Fa sempre tardi. Ah, diciamo che il ritardo è donna, ma no, non è vero, sto scherzando. Roberta Papalo, grazie, grazie Roberta, prego, accomodati. Che piacere, che piacere. Ciao Roberto. Beh, con Roberto veramente siamo amici, siamo amici strani, perché siamo amici virtuali. Sapete quelle cose che uno si incontra perché sul web, per le attività, quindi ci siamo. No. Roberta è una guida turistica innamoratissima della regione Campania, è una guida turistica della regione Campania e insomma anche di Napoli in particolare, ma non solo, tu sei più, diciamo, hai più una tendenza pompeiana. Beh, ultimamente, perché quelle sono le richieste, però no, soprattutto Napoli, Napoli. Noi abbiamo sempre un sogno con Roberta, poi vi trascinerò in questa nostra speranza, che è quello di fare una passeggiata armata di telecamera nell'estate di Napoli, quasi casualmente. E ci invitate? Con grande piacere, perché in ogni vicolo, secondo me, in ogni portone di Napoli in particolare, vale per tante città della nostra regione, ma nel centro di Napoli veramente ogni angolo, ogni portone nasconde. Sì, il problema è trovare il tempo per farlo. Quello è più complicato. È quello che noi siamo sempre a correre, a fare. Cioè, che, insomma, voi, per essere, invece di stare tranquilli a scuola e insegnare, fate pure i progetti scolastici. Che vi siete inventate, direttrice? Ma noi inventiamo molte cose proprio per non stare tranquilli. Abbiamo, diciamo che la scuola oggi non è un luogo di tranquillità, la nostra lo è meno, ma è una vivacità culturale, progettuale, e io dirigo un grande liceo nel centro di Caserta, che ha una serie di indirizzi su cui facciamo ricerca ed innovazione e che quindi abbinano alla licealità tradizionale classica di ordinamento una serie di opzioni progettuali su cui c'è una ricerca costante e soprattutto l'idea di una interazione con il territorio forte, costante, in maniera che i nostri ragazzi possano essere proiettati dal loro ingresso fino all'uscita, no? Quindi fino al momento in cui si affacciano al mondo dell'università, delle professioni, veicolati attraverso uno sguardo attento e vigile sulla società. Quindi una scuola che abbiamo voluto e costruito, pensato e progettato sicuramente con le radici nella grossa tradizione liceale italiana, aperta all'internazionalizzazione, ma sicuramente volta ad un contesto che oggi è un contesto complesso, è un contesto di interazione forte con il territorio. Concordo al 1000% e aggiungo, se no a che serve? Assolutamente proprio sì. La dico così, assolutamente non serve a niente. Naturalmente questo è un grosso gioco di squadra, un grosso gioco di, come dire, di volontà di mettersi in gioco, e quindi è una realtà che è tutt'altro tranquilla ma molto laboriosa, ma a me piace così. Alla professoressa Grillo voglio chiedere, avendo letto naturalmente delle cose che fate, c'è un'interazione molto forte con i genitori, cioè il genitore è letteralmente chiamato in causa, che da una parte è una cosa bellissima, sì, praticamente una cosa molto delicata. Molto. Mi permetto di fare questo discorso da genitore, perché noi genitori qualche piccola presunzione di competenza ce l'abbiamo. Non solo, ma c'è adesso una tendenza ad essere genitori spazzini, che pretendono quasi di togliere dal cammino dei figli ogni difficoltà, e la difficoltà del figlio diventa insuccesso del docente. Noi dobbiamo capire che invece le difficoltà aiutano a crescere, i ragazzi si devono confrontare con i problemi e devono imparare a risolvere i problemi, non a scavalcarli i problemi.
Questo è un fatto importantissimo. Nel nostro liceo i ragazzi crescono confrontandosi con mille situazioni quotidiane, con mille esempi, con mille possibilità. Beh, io lo trovo veramente molto, non interessante, affascinante, perché in realtà è il passo avanti, è quello che noi tutti speriamo che accada, e cioè lasciare che i nostri ragazzi a scuola incontrino le difficoltà, imparino a vincere se possibile, a diventano uomini, sono saltando gli ostacoli si diventa uomini, assolutamente d'accordo, e insomma voglio approfondire questo tema. Io mi vado un attimo incuriosito anche da quest'altra parte dello studio, cosa ci ha preparato lo chef. Qui abbiamo una signora, diciamo, più che originale, ci ha portato un libro. Il libro si intitola Il ritorno del principe di San Severo. Cara Anna Maria, tu in questo libro affronti questa ed altre storie del paranormale napoletano, sì, che sono cose alle quali uno non ci crede, poi ci sospetta. Moltissimi hanno avuto in qualche modo quasi tutti. È vero o no? Perché sì, perché ogni volta quando faccio queste cose poi c'è sempre qualcuno che mi viene di nascosto e mi viene a raccontare, ma sa, anch'io c'ho un fantasma in casa. Io poi sono l'autrice di Fantasmi a Napoli, per cui voglio dire, questo è uno dei tanti libri che ho scritto. Allora, parliamo prima di questo, e poi mi dai la possibilità di curiosare. Sì, è certo. Io sono curiosona. È certo. Anch'io sono curiosona. È vero che uno in qualche modo un po' di timore se lo fa venire quando affronta questi argomenti. No, io dico sempre... Attenzione. Diciamo, e sull'attenzione attrezziamoci, che voglio intervenire con la nostra Anna Maria. Allora, parliamo prima del ritorno del principe di San Severo. Questa è una storia vera, tra l'altro, che il protagonista era il direttore dello Strillo, Mimì De Simone, che ha avuto l'incarico, tra virgolette, dal principe di San Severo, Raimondo De Sangro, di riabilitarlo. Ha avuto proprio questo incarico e lui ha perseguito la sua riabilitazione, perché il principe è sempre stato indicato come un negromante, anche dettato dal fatto delle presenze degli scheletri anatomici che sono nella Cappella San Severo, che venivano citati come suoi servitori che lui avesse ucciso e poi avesse messo lì con questa storia di questo sistema venoso e arterioso, e non è così, perché lui non ha ucciso nessuno, sono semplicemente due scheletri che hanno riportato il sistema venoso e arterioso in un'epoca, il 1700, dove questo non era assolutamente possibile, perché non c'erano le radiografie, non c'era il sistema che c'è adesso medico. Una volta, per poter sapere com'era all'interno il corpo umano, dovevano prendere il cadavere, dovevano aprirlo e dovevano vedere com'era dentro. Allora lui è un genio. E allora lui ha voluto essere riabilitato, e c'è tutta la storia della sua riabilitazione. Cioè, in che senso? Tramite una medium lui si è manifestato, ha fatto trovare delle carte, ha fatto trovare addirittura dei gioielli, degli apporti. Io ho un apporto in redazione, perché io ho una parete dedicata a San Severo, perché nella nostra redazione avevamo la presenza di San Severo. E San Severo assolutamente mai dire che lui era un negromante, perché si arrabbia, io lo dico in maniera... Fermiamoci un attimino, sul si arrabbia, che ci teniamo un attimo da parte, perché se sul si arrabbia vogliamo sapere che succede, che quando sarà... Quando dici si è manifestato? Si è manifestato, lui si manifestava in due maniere, o attraverso un gatto, c'era questo gatto che improvvisamente si... e poi si sentiva... Un colpo e arrivava una pietra. Questa pietra aveva un biglietto, e c'era questo biglietto, io li ho visti, e c'era proprio la sua sigla RRS in questo scritto con il sangue. Accipicchiolina. Infatti nella nostra redazione, prima che fosse la redazione dello Strillo, lui così si manifestò.
con questo biglietto che trovarono a terra, e io l'ho visto adesso, poi dopo queste cose, come sono tutte queste cose che attengono all'esoterico, sono scomparse. In quanto tali, anche in questo caso, quasi per definizione. In quanto tali. A Roberta Pavaro, invece, oggi la coinvolgiamo perché tu mi hai inviato, quando ti ho invitato per partecipare in questo contesto, visto che la Napoli sotterranea, la Napoli delle case antiche, la Napoli naturalmente che insomma, addirittura greco-latina, tu la visiti quotidianamente con i turisti. Però ho detto, ma c'è qualcosa che in qualche modo può richiamare, anche dal punto di vista della visita della nostra città, qualcosa del tipo? E ti ho detto, sì, possiamo pensare a un percorso esoterico, vero? Sì, noi ne facciamo, in realtà vabbè, è la parte forse preferita più dal turista italiano e comunque dai turisti anche locali, perché a volte facciamo delle visite guidate anche con persone locali che scelgono di andare a visitare dei luoghi, ci passano davanti, li conoscono, magari non sanno che dietro quella statua, dietro quell'edificio, in quella piazza si sono manifestate delle presenze, comunque si raccontano, parlavamo prima con Anna Maria nello stesso Palazzo di Sangro, anche io ero d'accordo nel dire che appunto il principe di Sangro non deve essere considerato come un negromante, ma io per esempio quando faccio le mie visite guidate ne parlo come una personalità eclettica, siamo nel 1700, siamo nel periodo dell'illuminismo e per quanto riguarda i percorsi a volte partiamo, ecco questo è Palazzo Penne che viene definito proprio il Palazzo del Diavolo, il Palazzo di Belzebù, dove in realtà ci viveva un personaggio molto particolare che era Antonio Penne, che poi è seppellito all'interno della chiesa di Santa Chiara, almeno lì c'era la sua tomba, e si chiama il Palazzo di Belzebù perché si dice che lui avesse fatto un patto con Belzebù per costruire questo palazzo, perché lui fosse innamorato, era innamorato di una donna, questa donna gli disse che lo avrebbe sposato soltanto parentesi gli avesse fatto costruire il palazzo una sola notte. Io dico sempre, lui pur chiamando tutti i muratori del mondo non ci sarebbe mai riuscito, e fece un patto con il demonio e gli, ovviamente gli concesse l'anima, però lui disse guarda io ti darò l'anima se tu conterai tutti i granelli, tutti i chicchi di grano che io ti butterò per terra, quindi viene costruito il palazzo, il diavolo accetta eccetera eccetera, alla fine mancano all'appello 5 granelli perché lui li va a contare ma si incastrano sotto le dita perché aveva gettato per terra della pece e quindi Antonio Penne era stato più furbo, quindi lui aveva ottenuto il palazzo e la donna, però questa è una leggenda appunto legata a questo palazzo. La cosa particolare è che su questa facciata c'è una frase di Marziale, perché lui era molto superstizioso, nel quale dice tu che sei invidioso, che volgi passando davanti al mio palazzo, volgi lo sguardo dall'altra parte, possa essere tu invidioso di tutti e mai nessuno di te. Voleva dire se tu sei invidioso di me per la mia ricchezza, insomma finirei in miseria e quindi di conseguenza lui si era un po' tutelato. Si era un po' assicurato il fatto che la gente non fosse invidioso di lui. Effettivamente è un po' un necromante, insomma. Questo qui era siamo uno. Nella zona più o meno dietro Santa Maria la Nuova, i Banchi Nuovi, Largo Eceomo, una zona che non viene mai battuta dal turismo, però molto particolare. E questo è quel discorso che facevo, sì. La scoperta, anche per quanto ci riguarda, delle nostre città, di luoghi delle nostre città, fatte anche attraverso chi, diciamo così, per richiesta no, generale, magari frequenta abitualmente alcuni siti, ma che per sua cultura, per sua curiosità, per passione, Roberto veramente certo. È appassionatissimo, è una guida che, secondo me, altro che guida, ormai sei una prof da questo punto di vista. Mio amico mi chiama l'enciclopedia. Sì, in realtà lo è. E infatti io quando ho qualche curiosità su qualcosa la sfrogoleo, ecco perché insomma nei miei programmi mi permetto di sfrogolearla. Senti, ma tu mi parli di cose che si saranno tramandate in qualche modo. Adesso mi hai raccontato questa storia affascinantissima. Sono sicuro che anche le professoresse qui. Come ci sono arrivate queste cose? Cioè, ne abbiamo documentazione? È un passaparola? Noi per quanto riguarda la mia preparazione, io comunque acquisto libri, faccio sopralluoghi, mi faccio ricerche, insomma comunque sì, da questo punto di vista. Questo per esempio è il chiostro di Santa Maria la Nuova, dove c'è la tomba, la famosa tomba di Dracula, no? Diciamo che Dracula, il famoso Vlad III si è seppellito qui o comunque si è arrivato il suo corpo qui, e poi sarebbe Vlad l'imperatore, da cui è stato ispirato il film, ovviamente è il racconto scritto da Bram Stoker. Sì. E si dice che sia arrivato qui il suo corpo, c'è tutta una storia un po' particolare, sembra quasi un giallo, è un po' lunga da raccontare. Ma non è che noi ce le costruiamo queste cose perché fanno bene al turismo, non tu personalmente, vuoi dire? Certo, certo. Prego, professoressa, prego. Noi abbiamo portato come scuola i ragazzi al Salone del Libro quest'anno sì. E abbiamo incontrato tanti autori, quindi anche libri specifici sulla città di Napoli. E i ragazzi sono affascinati perché da più autori ci sono dei luoghi praticamente non battuti dal turismo, come dici tu, che sono particolarmente ricchi di storia napoletana. Certo.
anche noi come diciamo convicini, noi siamo di Caserta, ma Napoli ha un duro di schioppo, dovremmo conoscere. Ma anche a Caserta ci sono parecchi fantasmi. Devo dire, anche a Caserta ci sono i fantasmi. Ce ne sono parecchi, ce n'è uno su negli armadi. Siccome io ne ho parlato di tutta Italia, non ho parlato solo di Napoli, ma ho fatto una guida a tutta Italia, l'ho divisa, diciamo, l'ho riunita sotto i fantasmi, ma anche a Caserta ce ne sono parecchi. Caserta, Benevento, non ne parliamo poi di Benevento. L'approccio all'idea di conoscere il territorio di cui parlava lei è un approccio interessante, nel senso che quando organizziamo i viaggi e le visite, noi partiamo sempre dal vicino per poi aprire, ragazzi, alla scoperta dell'altro. Per esempio la Cappella San Severo è una delle mete che ogni anno noi battiamo, con a monte naturalmente un'expertise dei docenti di storia dell'arte e di architettura che predispongono delle schede critiche. Però è importante, lo diceva bene prima Cristina, che i ragazzi imparino a conoscere, ad amare prima il proprio territorio per poi aprirsi, ed è proprio per questo che noi ci spendiamo tantissimo nei viaggi e nelle visite guidate, che oggi sono complicatissimi nell'organizzazione, sono una selva intricata di norme giuridiche da rispettare, di burocrazia cui fare fronte, e sono un rischio ed una responsabilità grossa, in cui, devo dire, al nostro liceo ci si dedica con un particolare interesse. Sono un momento della didattica particolarmente considerato, particolarmente come dire, manutenuto, perché è fondamentale anche l'esperienza umana del ragazzo che esce con i compagni, con i professori, per avventurarsi nell'esplorazione di un mondo, vicino o lontano che sia, che con gli occhi della scuola può essere vissuto in maniera diversa dal momento in cui lo si possa fare con la propria famiglia, con i propri amici, per chi può. Per chi non può è ancora più arricchente. Poi quello è un momento di conoscenza pragmatica, io dico sempre che è importante. Proprio questo, su questo tema torno subito, è fondamentale il fatto di uscire finalmente, ma la Presi ha detto una cosa che è veramente per loro complicatissima. Allora, viva la burocrazia, nel senso che ci sono delle regole che ci permettono di stare più sereni perché i nostri figli sono più tutelati, bla 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 bla, e viva. È pur vero che sta diventando complicatissimo. Molto. Ma proprio complicato, è tutto vero, no? Io vengo da una generazione, abbiamo delle battute ogni differenti, nelle quali noi siamo quelli che sono sopravvissuti a giocare a pallone sul sedile dietro della macchina, viaggiare in moto senza casco, mai visto una cintura di sicurezza, ma che ne so, siamo qua, il sediolino dei bambini, gite senza andare alle gite e arrampicandosi sull'esterno dell'auto. Il che non vuol dire che la prevenzione e la sicurezza debbano retrocedere, evviva! Che ci sia tutto questo è fondamentale, che ci siano finalmente i sediolini, i bambini, tutto bene, però... Un po' di pericolo pure ci vuole. Facite ciò fa. Ecco, dovremmo trovare un modo per... Il problema è farlo fare, perché assolutamente io, ma tutta la mia squadra è convinta di doverlo consentire, autorizzare, anzi promuovere, studiare, elaborare. È anche vero che oggi il gioco delle responsabilità è consistente, quindi ci vuole un'analisi giuridica normativa che tenga conto di tutto questo. E oggi il dirigente scolastico è il responsabile legale di tutte le procedure, lo so, perché... e dietro di me i docenti che compiono un lavoro di, come dire, di avanguardia e retroguardia al tempo stesso, che molte volte anche viene fisica, sottovalutata. Anche fisica, avanguardia e retroguardia è proprio strategica. Ma assolutamente, Io vedo una complicazione. Immagini di tutta una serie di attività che abbiamo fatto a Napoli con i ragazzi. Visto, questo è il chiostro di San Domenico. Sì, esatto. Questo è il salone del libro dello scorso anno, che sono state per i ragazzi un momento veramente bellissimo, perché loro sono confrontati con autori, con stili, con registri linguistici completamente differenti, e si sono arricchiti e hanno avuto la possibilità veramente di pensare alla redazione, al giornale, in maniera propositiva, con una serie di attività poi loro personali, creative. E così statisticamente nella scuola che tipo di attenzione c'è da parte dei ragazzi, macroscopicamente, no? Diciamo, quali attività? Alle attività, diciamo così, di conoscenza del territorio esterno. Nel nostro liceo altissima,
ma è altissima perché noi coltiviamo questa possibilità. C'è una grande interazione, lo dicevo prima, con il territorio, c'è una grande interazione con quelle che, come dire, nei casi di scuola si chiamano gli interpreti, i testimoni privilegiati, no? Cristina parlava del lavoro che facciamo sul libro, noi abbiamo una convenzione, una serie di convenzioni con grosse case editrici che naturalmente ci danno la possibilità di collaborare e quindi al Salone del Libro siamo andati nell'ambito di una convenzione di alternanza scuola-lavoro con Graus Editore ed è stato fondamentale prima di tutto far passare ai ragazzi, veicolare l'idea che la lettura su carta è una cosa assolutamente diversa dal web. Noi abbiamo una serie di incontri con gli autori in cui in carne ed ossa loro si sperimentano con l'autore del libro, lo conoscono. Nell'alternanza abbiamo fatto in modo che conoscessero attraverso la disponibilità di Piero Graus di come dire cos'è questa professione, come si fa, come si interpreta, fino all'uscita guidata con i docenti. Cristina Grillo era una delle tutor, la referente di questo ambizioso e bel progetto, in base a cui i ragazzi potessero innamorarsi della prospettiva lettura. Salone del Libro, che magari in maniera macroscopica non avrebbero potuto proprio conoscere, perché oggi percentualmente questo tipo di esperienza è marginale. Quindi l'attenzione che i ragazzi dedicano a queste attività è altissima, perché è bassissima la prospettiva che da soli possano vivere queste esperienze. Questa è la scommessa, questa è la sfida, questo è il lavoro che quotidianamente noi facciamo, in cui c'è la necessità di un approccio come dire, complesso e professionale della dirigenza, un approccio di grossa passione e competenza del personale docente, ma anche un ascolto attivo delle istituzioni e degli enti, quale può essere l'editore. E in questo caso per fortuna c'è stato, dico per fortuna, sì, senza ironia, perché poi bisogna anche incontrare chi sia capace effettivamente di affiancare e favorire delle iniziative. Non è cosa assolutamente purtroppo usuale. Un paio di minuti di pubblicità, sapete che ci servono per darvi dei buoni consigli, insomma, qua i soldi sono pochi, per cui meglio li spendiamo meglio. Ma tra due minuti vado a sapere sto principe di San Severo cos'altro ci ha, come dire, nascosto, anzi, cos'altro ci vuole dire? Perché in realtà, secondo me, questo signore ci vuole dire qualcosa. Facciamo un altro giro tra le belle parti e poi torniamo ancora a scuola, esattamente tra due minuti. Le 12:05, mancano poche secondi, le 12:05, ben ritrovate amiche e amici, qui a Canale 8 stiamo parlando di tante cose, questa mattina il nostro mattinotto è estremamente fantasioso. È fantasmatico perché abbiamo Anna Maria Ghedina che oggi ci sta parlando del ritorno del principe di San Severo, ma se n'era mai andato? No. No, perché io immagino che il fantasma qualche periodo di quiescenza lo debba avere. Sì, c'era una signora infatti che abitava di fronte alla cappella San Severo e lei lo sentiva tutte le notti, a mezzanotte che arrivava, era vero, sentiva la carrozza del principe che arrivava in quello che poi è, dicono, la sua ultima dimora, ma non è vero perché il corpo di San Severo non è all'interno della cappella. La Papa lo annuisce e quindi lei che ormai sa dove se n'è andato il bello sto signore alla fine, che lei sa. È originario della Puglia, diciamo, qualcuno dice che sia seppellito no, in ma Puglia. C'è tutta una storia leggendaria legata a questo fatto, perché il corpo non c'è, perché si dice che il principe si fece tagliare e diede incarico al suo servitore che doveva riaprire, diciamo, il sarcofago e la bara in un determinato momento. Lo aprirono non quando lui aveva chiesto e questo, il corpo si è dissolto. È abbastanza, diciamo così, usuale che le persone che poi in qualche modo si tramandino anche attraverso queste leggende abbiano fatto una vita pazza, nel senso che proprio perché uno che la pensa così, diciamo, equilibratissimo, così non mi permetto, principe, so che lei è in giro, non mi permetto di giudicare. Ma lui però, sarà qui che ci sta ascoltando. Per questo dico, non mi permetto di giudicare. Però era un titolo quantomeno originale. Sicuramente, okay, diciamo, gli scienziati... Ce la passa originale? Sì, sì, okay, sì. Originale ce la passa. Originale ce la passa. È vero, perché poi
Questi si arrabbiano, non so se è il caso del no, principe. No, ma qualcuno... il principe si arrabbia perché quando parlano di lui in maniera negativa, nel senso diciamo di negromante, come lui se fosse stato un assassino, tra virgolette, non è vero, perché lui a questo ha voluto per la sua riabilitazione, dire che lui era uno scienziato, un fine alchimista. Diciamo, lui è stato anche alla ricerca della famosa pietra filosofale, che è quella che dovrebbe trasformare il piombo in oro, che nessuno è mai riuscito a trovare, oppure se l'hanno trovata non lo dicono. Però io questo lo dico perché il nostro direttore ha avuto proprio un contatto diretto con San Severo, l'ha telefonato. E lui, cioè, ha risposto al telefono? Sì, no, è arrivato. Voi vi rendete conto che... Siamo veramente scherzi a parte. Sì, no, ma no, questo è vero, vi assicuro che è vero, rispose e la suocera del nostro direttore gli passò la telefonata e gli disse: Mimì, ma c'è una persona che tenne una voce strana. Tutto questo è a pagina 58, sì, sì, vero? Sì, è nel racconto. Vabbè. E lui si presentò, dice, io si presentò il suo servitore che si chiamava Cinoffo e disse: io sono il servitore del principe, con tutte le varie principe, tutte loro i vari titoli, eccetera, eccetera, servitore del principe San Severo, perché lui si era permesso di posso fare una domanda provocatoria? Sì. E come la teneva in mano la cornetta il principe, il fantasma? Questo non lo so perché stava dall'altra parte. In un momento di intercettazioni e telefoni sotto controllo, se fosse stato sotto controllo sarebbe stato un caso incredibile. Comunque io personalmente ho sognato San Severo all'inizio, quando conobbi il nostro direttore, due volte, e mi diede due messaggi per lui che io gli riferì. Nonna. Messaggi nel sogno, voglio dire io. In questo libro che tu ci hai portato quest'oggi, cosa ci dici? No, innanzitutto, non riesco a trovare un altro modo per chiedertelo. Cosa dico? Dico che innanzitutto non bisogna aver paura dei fantasmi, primo. Perché voglio dire, bisogna aver paura dei vivi e non dei morti, innanzitutto. Questo sì. Che i fantasmi è una parola molto generica, sotto la quale noi diciamo indichiamo presenze, ma le presenze sono di vario genere, non è solo il fantasma della nonna, perché anche i nostri cari che un domani diventano fantasmi e possono restare vicino ai propri familiari, perché chiunque voi sentite dice: no, ma io c'ho mia nonna che mi fa cosa, quell'altro c'ha la madre, quell'altro c'ha il padre, ci sono persone che li hanno visti, che li vedono i propri familiari, per cui voglio dire, i fantasmi io sostengo che esistano. Prima non bisogna aver paura, e poi anche perché queste storie esoteriche di fantasmi sono tutte grandi storie d'amore. Io ho sempre scoperto in tutti i miei libri, quando ho scritto, grandissime storie d'amore. Naturalmente un po' variegate, perché non so, questi uomini che partivano a pugnare e lasciavano le mogli per mesi e mesi, e poi magari avevano la chiave della cintura di castità, insomma, voglio dire, poi succedevano gli omicidi, ecco, in questo senso qua. Però non aver paura, perché poi queste storie di fantasmi ci raccontano la storia delle nostre città. Sicuramente sì. Dei nostri luoghi. E infatti me ne vado un attimo dalla Roberta, che quando parliamo di storia della città si sente automaticamente chiamata. Ma stavo pensando. Due cose, a proposito delle cinture di castità, ce n'è una in esposizione a Filangieri, l'hai intravista? Sì. Che è una cosa, io lo insomma, dico spesso. Il Filangieri è molto bello. Il signor Filangieri ha questa riscoperta straordinaria, sta veramente facendo delle cose. Vabbè, il direttore è un amico, se ne parlo bene, ci parlo bene degli amici, però sta facendo, dimenticandoci che il direttore è un mio amico e compagno di merendine ormai da tanti anni, sta facendo una cosa importante, sta riaprendo il museo alla città, favorendo gli eventi all'interno del museo. Lo fa vivere, sta diventando un quotidiano.
c'è qualche rischio, no? Come della questione burocratica, per cui insomma va salvaguardato, ovviamente, certo, stando bene attenti, però bisogna viverlo, perché altrimenti ogni apertura e ogni innovazione comporta dei rischi che bisogna calcolare. E quindi quando siamo passati davanti alla cintura di castità, io ho una bimba di 9 anni che ha detto padre, e lì diventa un po' complicato, però insomma ci si può, lavorare, diciamo. Bisogna spiegarla nella maniera più simpatica possibile. Insomma, io sono chiamato, diciamo, quasi da regolamento a essere il tipo fantasioso di casa. Allora, Roberta, però, Napoli è una città, tutte le città. Napoli però credo abbia un gusto particolare ad amplificare alcuni misteri, no? Certo. Stavo pensando, mi riallaccio un po' a quello che diceva Anna Maria, no? Il fatto delle storie d'amore. E per esempio la stessa piazza San Domenico, vicino proprio a quello che poi, dove c'è il palazzo del principe di San Severo, in realtà anticamente si dice nel 1500 fosse il palazzo dove è morta la famosa Maria d'Avalos, sì, che era la moglie di Carlo anche. Gesualdo, e quello è stato considerato un palazzo maledetto fino al 1881, quando poi è crollata una parte del palazzo, perché cosa è successo? Carlo Gesualdo aveva questa moglie bellissima, seconda nozze, eccetera eccetera. Ad un certo momento lei però si innamora di Fabrizio Carafa, perché lui era vecchio, brutto, il marito si innamora di Fabrizio Carafa, hanno questa storia, questa tresca, tutta Napoli lo viene a sapere, anche Torquato Tasso, che era un amico di Carlo Gesualdo, perché Carlo Gesualdo era uno scrittore di madrigali, quindi insomma si conoscevano nell'ambito. E lui come lo viene a sapere? Perché lo zio di Carlo Gesualdo, anche lui, era innamorato di Maria non cedette insomma alle voglie dello zio, e quindi lo venne a sapere, glielo disse. Allora Carlo Gesualdo fece finta di andare a fare una battuta di caccia. Nel ritorno, nella notte, insomma, scoprì i due amanti e si dice che li avesse uccisi lui o i suoi sicari. E da allora si sentono le urla di questa donna che non trova pace a Piazza San Domenico, ancora si vede vagare, perché poi il corpo dei due amanti, e questa è storia vera, furono appesi davanti a quello che era l'ingresso del palazzo, per dimostrare insomma che il delitto d'onore potesse essere una cosa accolta e giusta all'epoca. E lì di fronte c'è invece Palazzo Petrucci, dove c'è appunto Antonello Petrucci, da cui prende il nome, che era uno dei congiuranti che volevano uccidere Ferrante d'Aragona. Non ci riuscirono, Ferrante d'Aragona si vendica dopo un anno, però, e si vendica di tutti quanti. E quindi appunto ancora nel palazzo si dice che ci siano i fantasmi, tra cui anche quello di Antonello Petrucci, il quale poi è seppellito all'interno della chiesa di San Domenico Maggiore, che è l'unica chiesa che conserva ancora dei corpi all'interno, perché nelle chiese di Napoli noi ne abbiamo più corpi, lì invece ci sono i corpi mummificati, che sono o dei sovrani aragonesi o di tanti altri dignitari. E ci sono queste casse molto particolari, tutte ricoperte di velluto, sono molto belle, e sono praticamente, conservano ancora questi corpi, addirittura gli abiti sono stati ripresi, restaurati ed esposti in quello che è la sala del tesoro all'interno del convento di San Domenico, che era uno dei conventi più grandi e più importanti che c'erano, sappiamo, lì ci hanno studiato Giordano Bruno, Tommaso Campanella, tacciati ovviamente di eresia, lo stesso San Tommaso d'Aquino ha studiato all'interno di quel convento. Senti, quando tu parli di percorsi esoterici, in qualche modo hai individuato dei luoghi, ma tu pensi sia veramente realizzabile questo tipo di percorso? Come offerta? Allora, noi parliamo sempre di agevolare e incentivare il turismo museale, il turismo che riguarda comunque le nostre bellezze, è il turismo delle nostre città, ma Caserta, ci mancherebbe altro, ma Napoli e quante altre, perché sono in Campania veramente tanti siti che da questo punto di vista potrebbe essere una particolare offerta. È una chiave in più per attirare, insomma, quella cosa in più per attirare un po' il turista, no? Diciamo che ovviamente senza mai tralasciare la bellezza ecco storico-artistica di un luogo, la storia, perché quella è imprescindibile, però magari quella nota in più, uno, quell'ingrediente in più che possa un po' attirare di più l'attenzione sicuramente. Allora ecco che la raccontiamo del Munacello, raccontiamo della Bella Ambriana, della Janara, del fantasma di Bianca, tante storie, Bianca nel Palazzo Laurino, oppure per esempio la famosa storia della strega di Maria la Rossa di Portalba, insomma ce ne sono tantissimi e si raccontano proprio in unione a quella che invece poi è la storia della città. Tu sai benissimo che noi abbiamo anche il famoso museo delle torture, no? Sì. E all'inizio, però quella è una fetta importante. Altro amico mio, non della stessa direzione, no, del direttore Iorio, ma il dottor Lupo, si è inventato questa cosa particolare. Sì. Perché lui racconta una cosa importantissima, che a Napoli in realtà la tortura o l'inquisizione spagnola, che poi era stata diffusa un po' tutto il regno, a Napoli non aveva attecchito, almeno nei primi anni, quando c'era Don Pedro di Torino. Sì, c'era stata una ribellione da parte del popolo napoletano. Dico sempre, il popolo napoletano era un popolo che non accettava le cose all'epoca.
si ribellava. Ci fu una ribellione nel momento in cui si voleva imporre l'Inquisizione spagnola a Napoli. Non attecchì, non arrivò. Infatti tutti gli strumenti di tortura che poi sono conservati nel museo vogliono rappresentare una fetta di storia che non fa parte di Napoli, che quindi torturavano le persone con tutti questi strumenti in altri luoghi, ma non qui a Napoli. Queste sono quelle chiavi di lettura fondamentali, quelle chiavi di accesso fondamentali per attrarre l'attenzione del ragazzino, sì. Da cui poi il ragazzino cresce la curiosità e comincia a studiare e ad andare oltre. A io poi devo essere sincera, nel mio lavoro ho a che fare tantissimo anche con le scuole, questo è un periodo fortemente di gite, e io mi rapporto sempre ai ragazzi, cerco di parlare la loro stessa lingua, sia che sia un bambino delle scuole materne, perché ho lavorato anche con loro, quindi racconti le favolette, sia dei ragazzi delle scuole superiori. Giustamente, trovare la giusta chiave. I ragazzi oggi sono bombardati da uomini e donne, Grande Fratello, sì, no. Il loro interesse è gli amori devono diventare il punto focale su cui poi costruire l'interesse e capire perché la battaglia, perché questo e perché quell'altro. Fantasmi a Napoli, infatti, in questo libro c'è tutte queste storie, Maria Davros, perché non sapete la vera storia di Maria. Io sono stata là dove lei è stata uccisa. La stanza, sono una delle poche che l'ha vista, dove c'è questa famosa scaletta Coricò che si sale e dove lei è stata squartata dal marito. Lui l'ha squartata. E poi quando è stata buttata fuori è stata stuprata dal sagrestano. Sì. Perché era detto molto questa cosa, però insomma. Mamma mia. Si sa. Però voglio dire, questa è la storia. Ma questa lei... ragazzi, se non. No, questa non la dico. No, vabbè, questa... Però voglio dire di altri tempi. Ahimè, adesso veramente. Sì. Perché poi. Guardate antichi gli argomenti come riescono, come il mondo. E come. Ma è sempre stato purtroppo, così. Ma anche per fortuna, la storia. La cultura che deriva da fatti che vengono narrati e che probabilmente ahimè sono accaduti realmente, sono tramandati diversamente rispetto ai nostri mezzi, però ci fa capire come poi ai noi delle altre cose che accadono oggi possono trovare radici in delle consuetudini allucinanti che non delle quali non dobbiamo mai smettere, non dobbiamo mai smettere di parlare. E insomma, le passioni. Ma il discorso, mi fa sempre piacere capire e scoprire in queste chiacchierate che facciamo quando riusciamo a mettere insieme cose che sembrerebbero tanto lontane. A parte che magari se sono lontane ci incuriosiamo a vicenda e funziona, però poi alla fine trovano dei collegamenti. Il quotidiano trova sempre dei collegamenti in altre storie. Al liceo Alessandro Manzoni leggo: c'è il liceo delle scienze umane, quello scientifico, quello classico e linguistico e il liceo economico sociale. Li ho detti tutti? E lo scientifico, sì. E lo scientifico, sì. Quindi, insomma, una platea impressionante. Sono oltre 2000 ragazzi, 90-91 consigli. Cara Presidente, una bella. È un bell'impegno. Non ho detto non Rogia, ci si annoia dice... mai. Non no, ci si annoia mai, mai. Questo credo mai. Che sia impossibile. Senta, ma l'orario che è messo a disposizione degli studenti le sembra sufficiente e o? Come impostazione ministeriale? Come impostazione ministeriale. Ah, io credo di sì. Mm. Oddio, tutto sommato, guardi, io eredito un liceo, questo liceo complesso, multiliceo, ce ne sono un certo numero in Italia. Il liceo Manzoni credo che sia uno dei più grossi, dei più consistenti, dei più sofisticati come offerta formativa. Una serie di indirizzi liceali di ordinamento, il classico, lo scientifico, il linguistico, così com'è, con una serie di opzioni che variano secondo l'indirizzo. E eredito però un liceo che ha avuto, primo in provincia di Caserta come tempi, il famoso liceo Brocca, la vecchia sperimentazione. Adesso le sperimentazioni non esistono più. E mi raccontano, e io incontro ex alunni che sono dei brillantissimi professionisti anche acclamati a livello internazionale. I miei collaboratori attuali erano già in servizio all'epoca, benché abbastanza giovani, voglio dire, parliamo di una quindicina di anni fa, e mi dicono: preside, quel tipo di articolazione liceale che aveva più ore alla settimana con lo studio del diritto, anche al liceo classico, anche al liceo scientifico, comportava una, come dire, una esplosione di competenze che erano quasi la norma. Quindi probabilmente
un'articolazione oraria diversa, strutturata diversamente rispetto ad oggi, in cui è più risicato il numero delle ore, potrebbe dare una, come dire, una ventata di competenza maggiore, anche se io sono convinta che non sia tanto il tempo speso, quanto la modalità e la ricerca educativa che è alla base oggi dell'indirizzo liceale, che deve, l'ho detto prima, poggiare le radici nella tradizione ma aprirsi all'innovazione. La cultura e la competenza oggi credo che siano nella società complessa, no? Nell'apertura internazionale, in queste competenze chiave che l'Europa e il mondo ci chiedono, in uno Stato in cui è ancora una sfida l'inglese, ma noi sappiamo che ben oltre è la conoscenza delle lingue, credo che ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze debba essere data la possibilità di sperimentarsi per frontiere altre. E quindi l'accesso alla conoscenza attraverso una forma di didattica, oggi si parla di mediazione e di cura educativa, no? Di portare fuori ciò che nel ragazzo c'è di bello, si superano anche le intelligenze multiple, no? La scuola del 4.0 è questa, quella di far innamorare il ragazzo della cultura, di una cultura di oggi che deve essere incarnata nel concreto e nel quotidiano e che deve dare al professionista dell'educazione la possibilità di dare il meglio di sé. Probabilmente questo studio, questa idea, come dire, del numero orario, della cifra oraria, dovrebbe essere interpretata da chi può intervenire, nel senso di dare alla scuola italiana quel quid plus che serve oggi alla scuola italiana per risalire le tappe delle famose classifiche internazionali, che in tutta sincerità non premiano l'abnegazione di tanti docenti che oggi in Italia si dedicano volontariamente a questo lavoro, che io lo dico sempre, in tutti i tavoli è sottostimato, sottopagato, sottoapprezzato, poco preso in considerazione. La cultura e la scuola sono una cosa seria, credo che debbano essere la cosa più seria dello Stato. Credo di essere stata chiara. È chiarissima, sì, sì. Le faccio veramente i complimenti ad avercene di presi di così, spero che ce ne siano tanti altri. Ma sì, sì. Sicuramente. E a dare a queste grandi professionalità la possibilità di effettivamente fare, realizzare i loro progetti, perché è comunque sempre una questione di disponibilità anche economica, come? Di strutture che derivano Accidenti. Da questa disponibilità, di capacità di intercettare i fondi, di mettere in sicurezza gli edifici, di trovare gli strumenti. È management puro. Se ci scandalizziamo ancora del management scolastico, che poi lo si voglia chiamare azienda, impresa, management educazionale, allora siamo fuori strada. Come siamo vede, la penso strada. Veramente come lei, e credo che abbia capito assolutamente questo. Così. Bisogna essere competitivi, essere in grado di vincere questa sfida, perché altrimenti veramente restiamo così, è peccato, con delle menti straordinarie, delle grandi capacità che lasciamo lì nella speranza che in qualche modo da soli forse un giorno trovi un modo di non è giusto. È un peccato. Non è veramente. Giusto, i genitori scelgono liberamente, grazie a Dio, l'offerta formativa che più è vicina alla radice cognitiva, alle aspettative, no, dei ragazzi, e quando lasciano i ragazzi a scuola noi abbiamo la cura di queste anime, di queste menti, di questi cuori che dobbiamo coltivare. Delle più belle letterature, la storia che abbiamo noi, certo bisogna raccontarla in maniera diversa, non si può più raccontare come si raccontava alle nostre epoche, perché ci sono altre forme. Però noi abbiamo la storia più interessante del mondo, abbiamo la letteratura più bella del mondo. Che io ho studiato tante altre letterature, ma sono due palle, voglio dire, devo dire la verità. Oggi è una grande sfida anche insegnare ai ragazzi a leggere il giornale, a decryptare i codici del web. La reale sfida è questa. Cioè, una cosa straordinaria. Non sulla leggono quale i giornali, ci fanno chiudere a noi che facciamo i giornalisti. Non leggono e la carta. Non leggono i libri. E qui a Canale 8 al Mattinotto in particolare, se mi posso prendere questo piccolo merito, io sto tentando di rifare questo discorso della carta. Perché la carta non ha notifiche. Quando io decido di leggere un libro, ho detto, caro Salvatore, mo stacca tutto e fatti un quarto d'ora, che poi diventerà mezz'ora o 5 minuti se non mi piace, ma è una scelta, sto con questo.
che diventa me o non lo diventa a seconda naturalmente del gradimento. Professoressa Grillo, io ho soltanto 4 minuti, voglio fare un intervento con tutti, però per una mia curiosità, sti ragazzi poi quando escono da scuola studiano? Cioè hanno un sacco di compiti o no? Allora, io sono un genitore colpito, allora, anche se per carità all'elementare, ma io quel poco che ci sto ci vorrei stare, pieni di compiti. No, assolutamente no. Che meno, chiariamoci su questo punto. Non è che non la li voglio fare studiare. La scuola è veramente una fucina di attività. Dall'inizio dell'anno ad oggi la nostra scuola vanta la possibilità di avere 1000 attività pomeridiane. I ragazzi vengono e fanno un'attività bellissima che si chiama Scuola Viva. Però quando è finita è viva la famiglia, giusto? No, perché se no scuola è viva, ma la famiglia non sta. No, ma è viva la famiglia, viva la pasta, lo sport, e viva gli innamoramenti, e viva il tempo libero. Viva, noi viva, ci teniamo tanto, ci teniamo a coltivare la loro individualità anche. Non è possibile, loro devono fare per forza quello che dice la scuola. Ci infila in un laboratorio, una trasmissione televisiva e facciamo una cosa qua. Accidenti. Ci farebbe veramente piacere. Allora è una promessa che ci facciamo entrambi. Assolutamente, mi piacerebbe tantissimo. Sono convinto che verrebbe fuori una mattinata interessantissima. Sicuro. Scegliendo magari insieme a voi degli altri ospiti da invitare in modo da approfondire gli argomenti. Sarà senz'altro un piacere fare. Ci siamo fatti questo famoso nudo al fazzoletto. Non abbiamo messo l'allarme sul telefonino. Guardi che quando si parla di scuola si rende un servizio enorme. Ma cavolo, insomma, ha capito che mi fa particolarmente piacere. Anna Maria, ho un minuto, una curiosità. Sì. Sto principe di San Severo può passare pure a casa mia? O sta là? No, diciamo che dipende. Dipende, perché da cosa dipende? E non posso dirlo. E non me lo dire, però se leggo lo capisco. E penso di sì. Ah, ok, vabbè, allora leggo. Allora leggo perché non è vero, ma ci capisco. Principe, mi leggo tutto senza. Senti, qui mentre stavamo chiacchierando, Roberta, ci hanno fatto vedere la tomba di Dracula. Ma mi viene una domanda finale per te, poi tu sai che io so che tu sei impegnatissimo, non ti riesco mai a beccare. Mettimi questa tomba di Dracula, la voglio vedere con tutti. Cioè, c'è la tomba di Dracula, sta a Napoli, questa cosa terribile. Ok, una curiosità, Matti. Con la vita che fai, è mai venuta la voglia un giorno di andarci da solo in un area alternativo, aprire e vedere che ci sta? No. Quindi è una curiosità puramente culturale, ma fisicamente non lo faresti mai. No, è giusto che le cose siano come e non invadano le nostre vite. Il mistero. Non è vero, ma ci credo, di Edoardo. Meglio. Prossimi giorni dove te ne vai di bello? E allora, beh, sono in questi giorni stiamo lavorando tanto a Pompei. Pompei è un'offerta mondiale. Domani non lo so, domani è sorpresa, me lo diranno. Lei ha scritto un post straordinario qualche settimana fa, che io ho condiviso, e che riguarda l'apertura in particolare di Pompei, che è stata invasa in quella giornata da 27.000 persone. Evviva! Ma se noi facciamo una cosa di questo tipo e quindi portiamo a conoscenza gratuita di tutti, ci dobbiamo anche dotare degli strumenti e o persone o quello che pensate di poter mettere in campo, perché poi quando questi 27.000 entusiasti se ne sono andati, altri un po' alla volta ci possono tornare. E questa era la sua preoccupazione. Purtroppo invadono. Ed è una preoccupazione reale, che riguarda tutti noi, perché noi insomma siamo un po' birichini, tutti, più siamo più birichini diventiamo. Guarda, solo una cosa, una chicca, cioè la figura della guida, non per abballare la mia professione, però è fondamentale, soprattutto in certi siti. Guarda, ogni volta che parli ce ne accorgiamo, questo credo sia fuori di dubbio. È vero. Veramente complimenti Roberta, insomma veramente, ci tengo veramente tanto ogni tanto a portarti in trasmissione, perché ci regala sempre delle cose un po' particolari e ce la faremo, ha detto la presa che ce la facciamo, in realtà sta telecamera, ce la cimmi e te, va bene questa cosa. Grazie ad Anna Maria Ghedina, grazie sempre per la tua originalità, leggo subito e mi attrezzo, e grazie a Roberta Paparo, grazie alla professoressa Grillo e alla preside Lairo. Complimentissimi, grazie. Ci siamo fatti una promessa che resterà. Che cosa accade tra poco? Mi prendi solo 2 minuti di pubblicità e poi vi porto, ogni mercoledì ci abbiamo preso gusto, nello spazio, perché per quelli che si fossero persi le puntate precedenti, beh, noi abbiamo qua attorno, ma proprio a pochi metri, un polo aerospaziale che è di importanza mondiale. Tante cose che sono nello spazio sono state inventate da aziende partenopee e volano sulle nostre teste essendo realizzate qui, dalle aziende campane e progettate qui dalle aziende campane, e io mi sto divertendo tantissimo a scoprire le tante cose utili che stanno lì e che ci sono tornate a casa, noi manco lo sappiamo. È una cosa anche questa molto affascinante che per fortuna nel mattinotto riusciamo a fare esattamente tra 2 minuti. Grazie a tutti ancora, fermi lì 2 minuti e torniamo e andiamo nello spazio.